l'ultima gara di stagione, cosa ti aspetti? Mi aspetto almeno di finirla e di correre bene. Prima gara di stagione, cosa ti aspetti? Ma spero di fare bene, mi impegnerò al massimo come tutti i miei compagni e poi speriamo che vinca uno della Feralpi. Prima gara di stagione, cosa ti aspetti? Spero di avere un buon risultato e che non succeda niente in gara. Prima gara di stagione, cosa ti aspetti? Ma vediamo di far bene, sono... ce l'ho molto aspettato questo giorno e spero davvero di stare bene. Siete carichi? Ma sì, tutta la squadra abbiamo voglia di far bene e speriamo. Chi vince oggi? La Monteclarense. Apertura del calendario anche per la categoria allievi. Una bellissima giornata di sole ha contribuito a rendere festosa la gara che ha visto le 27 formazioni presenti al Memorial Erminio e Marina Fasani, che si è disputato a Ghedi. Corsa che apre il calendario, dicevamo, diventata ormai una classica della categoria, con la parte organizzativa ovviamente della società locale Sprint Ghedi. 167 gli atleti che hanno firmato il foglio di partenza, pronti, scalpitanti, preparati. La lunga attesa, sappiamo, pesa molto per queste categorie e la voglia di scaricare tutte le energie sui pedali sono un valore aggiunto sotto l'aspetto strettamente agonistico. E difatti, fin dalle prime pedalate si sono registrati numerosi tentativi di allungo. Scatti della durata di qualche centinaio di metri e gruppo sempre pronto al rientro. I 57 km interamente pianeggianti sono stati percorsi in un'ora e 25 minuti, sviluppando una buona media abbondantemente superiore ai 40 km orari. 167 atleti, dicevamo, e 27 formazioni presenti, 11 le società affiliate a Brescia, Aspiratori Otelli, Polisportiva Camignone, Team Feralpi, la società Ronco Elettronave, Libertas 1911, Mazzano, Monteclarense, Sopra Zocco, UCI Flero, Valle Sabbia, Deglio Gallina e Valle Camonica. Numerosissime le formazioni venute da fuori, 16 per la precisione. La Corpus Club Cesena, Davoli Bagnolese Gallatico, la Ciclistica 2000, la GS Povolone, poi dal Veneto la Gore-Tex Gaiga, che potremmo definire di casa perché è spesso presente in gare del calendario bresciano. Poi il team Strabici, la Villa Dose, la società Sissio Team. Poi, ancora sempre da fuori provincia, vi ricordiamo da San Marino la Juvenes, da Mantova la formazione Scuola Ciclismo Mincio sul Chiese, la Capes, il team Awaiki Ronca e per finire il team Uni, il team Pratta e la formazione Pontenure 1957. Un bel gruppetto, non c'è che dire. Gara tutto sommato vivace, che ha mantenuto una velocità costante. I ritiri in coda alla gara, prevalentemente di ragazzi al primo anno, che soprattutto nei primi confronti stagionali pagano dazio ai compagni più grandicelli. Alla fine il folto gruppo di partenti sarà ridotto a circa la metà in zona arrivo. L'azione che ha determinato la classifica finale, a circa una quindicina di chilometri del traguardo, prendono spazio tre atleti, due in maglia monteclarense, Michael Bresciani e Christopher Zaffaina, e Michele Bicelli, che difende i colori della formazione Aspiratori Otelli Caseifici Zani. Dietro il gruppo, pur non perdendo tempo,
non è riuscito nell'intento di richiudere lo strappo. Evidentemente l'intesa dei fuggitivi, una buona velocità di base, il tracciato con le numerose curve, non ha di certo favorito il recupero da parte degli inseguitori. Passano velocemente i chilometri al suono campana, i tre fuggitivi ancora, con una decina di secondi di vantaggio. L'intesa è perfetta, il gruppo deciso a chiudere lo svantaggio con le maglie Mazzano-Feralpi e Valle Sabbia nelle primissime posizioni. Ultimo giro che nell'incertezza della previsione finale ha tenuto tutti i presenti col fiato sospeso. Tantissimo pubblico e Radio Corsa che conferma ancora i tre fuggitivi con qualche secondo di vantaggio. Quindi Bicelli, Bresciani e Zaffaina si contenderanno l'esito finale. Ultima curva con Michele Bicelli che entra nel rettilineo finale in prima posizione, ma è Michael Bresciani il più fresco, parte lungo e lo sprint ai 200 metri ha già definito le posizioni del podio. Eccoli, Bresciani con le mani al cielo in segno di vittoria, buon secondo Michele Bicelli, terzo Christopher Zaffaina. Un'apertura alla grande, un'apertura delle allievi è stata tua? Non è stata mia, è stata dei ragazzi della Monteclarense, ma soprattutto dei ragazzi che sono venuti in pista quest'inverno. Michael, un bel arrivo, la prima gara è tua. Sì, ci tenevo molto, l'avevo detto che volevo iniziare col botto e ce l'ho fatta, devo ringraziare tutta la squadra. Com'è stata questa gara? Ma è stata molto dura, ma verso due giri, un giro e mezzo dalla fine ci siamo allungati in tre. Io e il mio compagno Christopher, che lo devo ringraziare perché mi ha lasciato l'onore. Ci tenevi tantissimo a vincerla questa prima gara? Ci tenevo davvero tanto per me e per il mio direttore sportivo, che sono sicuro che sia contentissimo. Christopher, terzo classificato in questa prima gara di stagione, un bel gioco di squadra. Sì, siamo andati via io e il mio compagno di squadra Bresciani e siamo riusciti ad arrivare all'arrivo e il mio compagno ha vinto. Ci tenevate tanto a vincere? Sì, ci siamo allenati tutta da molti mesi che ci alleniamo e niente, è andata bene. Com'è stata questa gara? È stata una bella combattuta, all'inizio sono andati via una bella fuga, dopo siamo riusciti ad andarla a prendere. E nel finale sono andati via io, il mio compagno e l'altro atleta dell'Otelli. Marcello Bregoli, una bella apertura di stagione con la vittoria di Michael. I ragazzi lo sapevo che andavano forti, però non mi aspettavo una cosa del genere. Bravi, perché i ragazzi ho visto che hanno lavorato bene tutta la gara e tutte scaramucce, dopo sono partiti al momento giusto, però hanno fatto un finale stupendo. I tanti sacrifici che fate vengono ripagati? Sì, tanti sacrifici, quest'inverno hanno fatto la pista, ho visto che andavano bene, speravo, però sai che chi vince la corsa è solo uno, però stati bravi. A chi dedichi questa vittoria? Io la dedico a chi? A tutti i ragazzi che ci vanno d'accordo, penso che raccolgano tanti frutti. Del Memorial Erminio e Marina Fasani. In decima posizione Scalvini Michele dell'Aspiratorio Otelli. Nono Zanetti Michael, Monteclarense. Ottavo posto firmato da Poletti Nicola, sempre dell'Otelli. Settimo Crema Matteo, Cage Capes. Sesto posto firmato da Di Ruscio Alberto, Mazzano. Quinto, sempre della Mazzano, Tosa Matteo. Quarto Marexco Jakub, Soprazocco. Terzo posto per Zaffaina Christopher, Monteclarense. Secondo gradino del podio occupato da Bicelli, Michele, Aspiratori Otelli, mentre grande vincitore della gara Bresciani Michael della Monteclarense. I'm in love.